Ciao, allora Berlusconi ha assolto in appello nel processo Ruby. Ovviamente non mi schiererò dalla parte anti-berlusconiana, né men che mai in quella berlusconiana, perché io sono anti-berlusconiano in politica, convintamente socialdemocratico. Mi fanno abbastanza pena sia i giustizialisti, moralisti, anti-berlusconiani che dicevano Berlusconi un vecchio porco, sia ancora di più quelli che fondamentalmente sostenevano queste cose, ma non nei confronti di quei pochi giustizialisti, moralisti fuori di testa, gente tra l'altro pericolosa, sono d'accordo, ma che estendevano questo giudizio a tutte le persone di sinistra. Fate schifo e i vostri argomenti alla Ferrara che metteva le mutande in evidenza dicendo che insomma che i giudici comunisti vogliono entrare nelle nostre camere da letto. Lasciamo perdere, non dico altre parole su questo. Voglio precisare una cosa sul concetto di prostituzione. Ci sono fondamentalmente due tipi di prostituzione. La prima è quella preoccupante, quella delinquenziale, quella che va condannata, quella per cui ci vogliono i tribunali. È quella, per esempio, delle povere ragazzine, soprattutto minorenni, se non addirittura bambine, che sono costrette per sopravvivenza, per motivi di soldi o addirittura perché minacciate di morte, in alcuni casi addirittura dalla propria famiglia, dai propri genitori, costrette a prostituirsi. E questi casi sono abbinati a questioni a situazioni di degrado estremo e vanno condannate, lì ci vuole la polizia, ci vogliono i tribunali. Secondo caso, quello della prostituzione, diciamo, troieggiamento libero, prostituzione un po' più di alto livello, campo questo in cui è difficile distinguere tra la battona e la moglie, se non per una differenza che la moglie è una santa donna onorata da tutti, mentre la battona è una schifosa puttana che andrebbe messa a rogo. Ovviamente non parlo di tutte le mogli, ma è necessario precisarlo. Vabbè. E dicevo, i due tipi di prostituzione. Quindi voi direte, il caso di Berlusconi è il tipo 2, quello non delinquenziale. No, perché qui è il nocciolo della questione, perché se la faccenda di Berlusconi è finita in tribunale, vabbè, ci saranno giudici che ce l'hanno con lui, un ambiente, la politica, la magistratura sono ambienti che si intrecciano, ci sono delle pressioni. E qui fa presto il popolino a giudicare, ma non è facile né dirigere uno Stato e né fare giustizia. Comunque lasciamo perdere questo argomento. Se Berlusconi è finito in tribunale è anche perché prima è finito in questura. Non ricordo se erano poliziotti o carabinieri, non so se il termine questura è giusto, ma perdonatemi. Vi ricordate di notte Ruby che viene arrestata, poi arriva la Minetti e poi la portano a casa di quell'altra prostituta? E insomma, c'era una situazione un po' di degrado, proprio non da signori. Non voglio fare una questione di classe, parlo di una questione di tipi di prostituzione. E la situazione di degrado riguarda il tipo di prostituzione 1, quello da combattere. Per questo Berlusconi è finito in tribunale. Se frequentava nelle sue feste delle signore o delle ragazze ventenni, non contingenti, no, contingenti, non adiacenti a certe situazioni di degrado, magari non ci finiva in tribunale. Cosa può fare un tribunale, un poliziotto, uno che deve dare l'autorizzazione a procedere e dire no, non posso fare nulla perché riguarda Berlusconi? Sarebbe un'ingiustizia opposta. Tutto qui, volevo precisare queste cose, due tipi di prostituzione, il fatto che Berlusconi in fondo è andato in tribunale perché la prostituzione stava diventando di tipo 1, ossia delinquenziale, aveva attinenze con quel tipo di ambiente. Poi non dico altro perché a me non interessa l'articolo. A me piacciono i sentimenti sinceri, sinceramente dovere pagare sia 30 euro spiccioli che diciamo pagare attraverso il mio potere, la mia influenza di uomo potente, non mi attira più di tanto. Per affetto sincero intendo non bacini sulla guancia, qualunque cosa, ma che sia sincero, che è l'unica cosa che dà soddisfazione. Altri articoli non mi interessano, li lascio agli appassionati, che ce n'è tanti, sia a sinistra che a destra, sia tra i giustizialisti che tra gli antimoralisti. Ciao a tutti e alla prossima.